si è svolto domenica 17 aprile presso l'aula consigliare del Comune di Siderno su iniziativa Accenne a Balneatori Calabria un'assemblea pubblica per discutere della situazione che sta coinvolgendo tutti gli imprenditori balneari d'Italia. L'iniziativa è stata occasione per ribadire con forza che anche la Calabria non vuole essere messa all'asta. L'incontro è stato moderato da Massimo Nucera. Un particolare ringraziamento è andato al direttivo nazionale dell'associazione da parte del sindaco Pietro Fuda. Un'occasione per chiedere al governo concessioni trentennali. Quelli previsti sono soltanto, purtroppo, 6 rinnovabili con tutte le complicazioni e burocrazia che comporta un rinnovo. Sono stati puntati i riflettori su 30.000 imprese in tutta Italia che forniscono occupazione e sostentamento a molti lavoratori. Gli argomenti trattati, inoltre, sono stati di importanza strategica per lo sviluppo di uno dei settori cardine dell'economia del nostro Paese. Per questo si spera che tutti gli attori della politica e dell'economia raccolgano l'invito ad essere presenti all'iniziativa promossa dal sindacato. Un incontro molto importante è questo, alla presenza della Regione e delle imprese, perché sul confronto Stato, Regioni e sindacati noi riteniamo che bisogna sostenere 30 anni di proroga per le attuali imprese balneari italiane e quelle della Regione Calabria. L'unica condizione da porre in Europa da parte del nostro governo, con il sostegno delle regioni, per poter permettere a queste imprese di svolgere il proprio lavoro e continuare ad esistere. È una condizione essenziale per poter continuare a fare gli investimenti e poter anche assecondare e assicurare l'occupazione sotto il profilo di tutte le maestranze, sia dirette e indirette, per sostenere una tutela di un sistema balneare attrezzato che si riscontra solamente in Italia e in nessun altro paese continentale. La balneazione è un settore trainante per tutta l'economia che c'è sul territorio calabrese. E noi abbiamo problemi giornalmente con tutti i comuni costieri della Regione Calabria, anche a Siderno ci sono i problemi del piano comunale delle spiagge, come a Bagnara, come a Scilla, come a Condofurio. Ti posso elencare tutti i comuni della Calabria che l'80% sono senza strumento urbanistico che serve per noi balneari a metterci a posto. È uno strumento che ci regolarizza un po' tutte le concessioni. E parte da lontano 2007 questa situazione, sono passati 9 anni e nessun politico, nessuna amministrazione, nessun sindaco, nessuna autorità pubblica è riuscita a portare a termine questa legge che obbliga i comuni a costituire questo piano comunale delle spiagge. Senza piano comunale delle spiagge sappiamo che non ci può essere sviluppo, perché anche nella legge regionale c'è una norma che dice ai comuni che praticamente se non hanno lo strumento urbanistico non si possono rilasciare nuove concessioni. Non rilasciando nuove concessioni non c'è sviluppo per il territorio, non ci sono investimenti che si possono fare, l'economia non può andare avanti. Già la Calabria è un territorio disastrato, ma con questa lentezza che c'è nell'amministrazione pubblica non ci sarà sviluppo. La problematica legata ai balneatori, alla balneazione, allo sviluppo turistico legato allo sviluppo della nostra costa è una problematica che in prevalenza potrebbe riguardare il nostro sviluppo turistico, le prospettive di questo nostro sviluppo turistico. E noi come provincia abbiamo già, forse la parola già è troppo arrogante, ma diciamo abbiamo svolto il nostro compito, quello della pianificazione della tutela e della difesa costiera, proponendo e completando il master plan che è inquadrato in un livello regionale più ampio, predisponendo una pianificazione di circa 120 milioni di euro di lavori sulla difesa costiera sui 400 milioni complessivi della Regione Calabria. Questo importo ovviamente potrà essere erogato solo dopo che la Regione lo avrà sposato e assunto. La Regione dovrebbe predisporre questi importi, queste cifre nella sua totalità con l'utilizzo di risorse regionali, il famoso miliardo di euro che sta mettendo in campo il nostro presidente Oliverio, e anche i fondi POR, diciamo la parte che rimane con la copertura della cosiddetta Europa 2020, insomma l'ultimo sessennio di fondi comunitari. Pertanto se ci dovesse
dovessero essere queste risorse, a partire da settembre immagino si potrà cominciare a registrare qualche risultato, certamente noi potremo mettere in protezione la costa e la pianificazione sarà anche più semplice. Per il resto, diciamo, un appello agli amministratori comunali, soprattutto nei comuni che si affacciano per la gran parte del loro territorio a mare, di non sottovalutare e trascurare questo aspetto, perché in un paese di mare e in una, diciamo, una regione che fa del mare la sua principale, diciamo, porta d'accesso e quindi potrebbe essere anche il suo principale, prospettiva di sviluppo, certamente deve essere messa al primo posto.